la fa la prima. Andiamo con le prime? Presidente, no, ma se la regina vola, si aspettava una prima parte di campionato così e ora ovviamente la Puglia immagino sia di continuare a questo ritmo. Sì, noi ci siamo dati a giugno un'idea ben precisa, quella di far giocare bene la squadra, quindi ci siamo mossi sul mercato, abbiamo ovviamente avuto l'opportunità di avere un tecnico e uno staff di primissimo ordine, quindi abbiamo realizzato una squadra che ci doveva dare questo tipo di impulso per la nostra società, importante perché noi siamo neo arrivati, quindi siamo molto contenti. Il nostro obiettivo è questo, come più volte abbiamo detto, insomma a marzo, il 31 di marzo, insomma vedremo dove siamo, come siamo e chi siamo, e quindi poi un po' faremo il punto della situazione. Noi vogliamo continuare a giocare bene, con Inzaghi abbiamo questo tema, in modo sereno costruiamo la società e andiamo avanti serenamente. Da questo punto di vista Inzaghi è una sicurezza, cosa sta dando alla squadra, se magari anche Inzaghi si aspetta qualche rinforzo in vista di un finale di stagione importante. Guardi, io ho detto sempre al nostro direttore sportivo, quando affronta questi temi che ci sono sempre, di andare con la giacca e portare a destra la classifica della regina. Fondamentalmente dal punto di vista tecnico non abbiamo niente, però abbiamo sicuramente bisogno nell'ambito del gruppo di fortificare certe questioni, ma niente di più, cioè noi siamo in una condizione in classifica ottimale, insomma, quindi. Presidente, tra le note liete di questa regina c'è anche Giovanni Fabian, sì. Vi sta dando grosse soddisfazioni, avete avuto modo anche di parlare del futuro magari? Sì, il futuro è che sabato giochiamo a Bolzano. Giovanni Fabian è un bravissimo ragazzo, abbiamo dei rapporti con l'Inter consolidati, io personalmente con Beppe Marotta dei tempi che dove eravamo tutti ragazzini, io arbitravo e lui faceva il segretario, un bel rapporto. Il futuro lo vedremo, insomma, sicuramente Fabian è un grossissimo giocatore. Quello che ci fa piacere è questo, che noi volevamo creare fin dall'inizio un ambiente importante al sud per i giovani calciatori, per i nostri, quelli che dobbiamo allevare, quindi Fabian, Pierozzi e altri, insomma, stanno dimostrando che nel nostro ambiente si cresce in modo sereno, tranquillo, si fa le cose bene, quindi per noi dal punto di vista societario è importante. Con Saladini, il proprietario della squadra, era uno degli obiettivi fondamentali, poi il futuro, insomma, quando arriverà maggio, giugno, ne parleremo più. Ma c'è la possibilità di collaudare ancora di più quest'asse con l'Inter? Ci sono altri giovani che magari possono piacere? Assolutamente, assolutamente sì, ma non solo con l'Inter, con tutti i grandi club. Noi siamo disponibili, ma il nostro obiettivo è quello che gli altri club devono guardare alla regina. Noi abbiamo dato già dei risultati importanti al calcio italiano. Noi in 7 mesi abbiamo portato alla ribalta giocatori come Fabian, Pierozzi e altri, voglio dire. Quindi noi non solo ci confronteremo, ma sicuramente saremo attenzionati dalle grandi squadre, perché da noi si sta bene sotto tutti i punti di vista e abbiamo uno staff tecnico di primaria importanza. Presidente, per quella che era stata anche la sua esperienza dal punto di vista giudiziario, che idea si è fatta di quello che è successo alla Juventus, come è stata l'indicazione? Sicuramente un dolore per tutto il calcio, credo, però le dico con esperienza che in questi casi bisogna sempre leggere le carte tutte, approfondirle e capire, quindi lei comprende che io non per una questione di correttezza non esprimo giudizi, perché leggere le carte è fondamentale nei processi e anche ovviamente nell'attività domestica, nei processi domestici è delicato. Certo, voglio dire, sono cose che il calcio avrebbe fatto bene, ma nulla questo che un domani, voglio dire, le questioni si risolvono. Il presidente Balata ha aperto la porta.